In settimana dicevamo che avremmo incontrato una squadra e effetti si è dimostrato. Sì, nei momenti cruciali, sì. Noi stasera lo siamo stati a tratti, però non è stata questa secondo te la differenza. Sì, a tratti, soprattutto in due quarti pari, insomma, il secondo e il quarto. Abbiamo avuto difficoltà sbagliando anche dei tiri, secondo me, aperti, comunque non andando a finire con la determinazione che serve in certi momenti, anche da vicino al canestro, insomma, per vincere la partita contro una squadra forte. Nel secondo quarto è il momento in cui hanno aperto un po' il campo, quindi siamo andati, noi nel primo quarto secondo me bene, c'è stata la bomba di Gels e di Brunner, poi peraltro stasera ha fatto 3 su 3, complimenti a lui, che ha dato quel divario lì. Nel secondo quarto abbiamo cambiato secondo me atteggiamento difensivo, anche se loro hanno fatto solo 16, noi siamo stati un po' più, un po' meno attenti su certe situazioni, che sono situazioni che normalmente che abbiamo studiato e che abbiamo affrontato, e in attacco siamo stati da fuori. Da fuori significa you can see the okay. In attacco ci siamo passati poco la palla, quello è stato il momento dove con la loro pressione difensiva, perché comunque per il mio è una squadra che difende forte, che fa della difesa il suo punto cardine secondo me, e noi siamo andati in difficoltà, cosa che non è successa nel terzo quarto, perché nel terzo quarto abbiamo fatto esattamente l'opposto, abbiamo cominciato a difendere forte, in attacco siamo passati la palla sempre all'uomo giusto, sempre aperti con pochi palleggi, e dal 54-50 al 56-54 dove avevamo l'inerzia, e lì che abbiamo sbagliato 2-3 tiri, abbiamo aperto il campo, siamo andati in contropiede, la bomba di Brunner, e quarto quarto la cosa che dobbiamo assolutamente evitare, che a Caserta non era successo, qua invece sì, è che ci guardiamo come per dire adesso cosa succede, cioè in quel momento lì la partita va combattuta e va finita esattamente, cioè abbiamo rimesso in mano, è chiaro che c'è sul punto a punto che gli altri possono segnare, soprattutto se quello è una buona squadra, e allora in quel momento lì bisogna, come dire, andare a prendere un fallo, loro erano in bonus, invece di tirare o di finire morbidi, andare a prendere un fallo, conquistare due tiri liberi, dare una palla sotto canestro, invece noi abbiamo ricominciato a tenere troppo la palla ferma, e quello poi ci è costato la partita. Siamo stati feroci, direi, nel break che abbiamo fatto, sì. Perché loro non facevano più canestro. No, poi è stato un problema di energie dopo, perché poi abbiamo smesso di essere feroci, che è quello che serviva. No, perché alla fine, a parte la tripla di Brunner, cioè, ne ha messe due a 2 secondi alla fine, secondo me siamo andati, il problema era l'equilibrio d'attacco, che apriva un po' troppo il campo a loro, cioè non era la ferocia difensiva, era il cartone, si è fatto 13, anche qualche tiro libero alla fine, si è fatto 13 punti, cioè secondo me l'aspetto da sottolineare è quello là, cioè che in attacco abbiamo sbagliato qualche tiro aperto, ma abbiamo trovato delle conclusioni che non erano quelle che avremmo dovuto trovare, fermando troppo la palla e non essendo in grado di distribuirlo, cioè una volta che creiamo un vantaggio e la palla va un altro, se strillato un giocatore che non sempre solo lui la ferma, e poi dobbiamo ricominciare lì, sfruttare il vantaggio che si è creato sulla prima situazione, non siamo stati bravi su quella situazione, però quando arriva la palla in mano, come al solito, dipende anche dalla tua emotività e dalla tua certezza, confidenza, no? C'è una differenza alla fine in questa partita qua, fatta la fiducia che c'hanno loro e la fiducia che si perde, si riconquista con fatica dopo 8 sconfitte, si perde in un attimo dove quando prendi 2 punti o quando prendi un break. Scelta tecnica quella di tenere di più Rogers in panchina e di fare giocare Johnson, che poi per carità probabilmente ci dà l'anima, no? Però inizia, parte da solo, poi magari si perde dei palloni, per carità, fa la sua parte, però poi sul finale è importante che sia fresco. C'è stata una tua scelta quella di tenere di più in campo Johnson rispetto a... Ma perché Johnson nel terzo quarto, se ci avete fatto caso, era quello che insieme a Matteo era quello che distribuiva più assist e che faceva più giocate, per cui è chiaro, quando tu vedi un giocatore che in campo ha quella lucidità là, è chiaro che lo tieni, cosa che altri non avevano mostrato. Allora lì quando devi scegliere, e poi ha fatto un ottimo lavoro, secondo me, quando l'ha marcato su Donnell Taylor,
è stato venuto a 12 punti, che l'hanno marcato la maggior parte delle volte lui, per cui quelle sono le cose più evidenti che si vedono di più, ma secondo me non sono le cose che condizionano, perché alla fine dobbiamo, se guardiamo delle percentuali, noi dobbiamo vedere che siamo stati nelle percentuali abbastanza contenuti, ma non siamo un eufemismo. Cioè, non penso che sia tanto, lo so, cioè che si vuole andare a sbattere sempre là, però ragazzi mi ha aperto. No, è sembrato stanco, nel senso che poi lui probabilmente la vuole fare, vuole risolvere, allora no, parte, si capisce da solo. Che non era stanco, due volte ha fatto la scelta non migliore. Sì. No, però sai, nei momenti cruciali del quarto ti trovi, nel senso, magari no, magari ti tieni in campo, tieni fermo un panchina 10 minuti, si riprende, non lo so. Poi quelle anche sensazioni, anche il ritmo, quando dopo che c'era il timeout che io lo volevo cambiare, aveva appena fatto una penetrazione attaccando il lato opposto del pick and roll con canestro, quindi dimostrava di non essere stato, su fare una sbagliare una scelta è un amore di Dio. Chi se le prende le responsabilità può fare, può sbagliare le scelte, lui si è preso le responsabilità, poi viene massacrato, oppure si dice che io devo cambiare, non parlo con te, cioè non è per te, ma non è quello il problema, cioè prendersi la responsabilità quando in quel momento io devo attaccare e mi trovo i miei compagni che per un attimo sono fermi in palla. Allora lui fa da solo perché pensa che in certi momenti è successo questo, anche nei momenti cruciali, cioè abbiamo creato un vantaggio, poi la palla è arrivata a lui, guardo un passaggio, non c'è un passaggio, ok, creo io, e poi giustamente uno scorer, cioè lo fa, fa una cazzata o fa una cosa buona, è normale, è successo anche agli altri, di fare dei tiri particolari, come dire, se è stato solo lui il problema l'avremmo risolto, ma non è. E poi oggi è quello che si vede di più. Ma quando hai deciso di rimettere è stato solo un minuto e mezzo. Non si è riuscito a fare il cambio, nemmeno. Mi sembra, cioè l'ultimo processo. Era solo un minuto e mezzo. Tra i 3 secondi e 9 poi c'è stato anche. Sì,